Allora, benvenuti da Rovi Gamer. E adesso un nuovo video dove probabilmente, sicuramente, indiscutibilmente finiremo Spider-Man. E via col prossimo video. Sei solo una puzzona. Allora, vai, sventiamo subito questo crimine. Ehi, MJ, Via, via, senti, hai una via, via, via. questione etica piuttosto spinosa. Quand'è che si può voltare le spalle a un amico? Oh, wow, Pete. Ti riferisci a Otto? Non è così evidente. Beh, sì, ed è anche comprensibile. Il tuo lato generoso e di sani principi vorrebbe dirti mai. I veri amici non si arrendono di fronte a nulla, ma dopo quello che ha fatto Otto, non lo so, Mi Pete. sfugge! Forse devi solo capire se la Mary tua Jane, coraggio non esiste adesso! ancora. Non Forse è mai adesso! esistito, in effetti. È la Non tua adesso! fermata! Via, 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 via! Che bello questo vestito. Ma viene un po' mal di testa. Ah, pure la È per vetrina. questo che non ho mai preso la patente. E perché ho le ragnatele. Ma che cazzo ti sei? Ma tu i colloqui come li fai? Non hai la patente. Mi spiace, non puoi lavorare per noi. Ragazzi, siete peggio del telemarketing. Avete tutti diritto a un giro al pronto soccorso. Ma prognosi riservata, eh? Via! Questo quartiere non è più amichevole come un tempo. Potrei. Ok. Ora dovrei pensare solo. Non c'è che non vada a trovare zia. Posso concedermi una veloce sosta a vista? Sì, ma non adesso. Oh, ma voi manco il tempo di scendi. Mamma mia, non ho parole. Ma spari sta ragnatela. Oh Cristo. Ma io non ho Chiedo se la parole. Sable paghi l'affitto per questi avamposti sui tetti. Porqua. Beh, dai, continuiamo la storia che altrimenti perdiamo tempo. Usiamo sti stronzi. Città sotto quarantena, supercriminali allo sbaraglio. Mancava solo un inseguimento a botta di collo con sparatorie indiscriminate. Ma preferiamo. Che poi stiamo aiutando la Sable, ma mi sa che adesso combattiamo anche contro la Sable. Vuoi vedere? Ma dai, che roba. Non c'è il terreno.
Oh, se siete toste. Puttana, esplosiva sospesa. Un punto per me. Porca puzza. Super jump. La mia paura dell'altezza non è svanita, ottenuti i poteri. Per superarla ho dovuto arrampicarmi sull'Empire State Building. Minchia, penso che dopo quello nessuna più altura ti fa paura. A tutte le unità, e abbiamo fatto anche una rima. Stava qui. Finché non torna Miles, dobbiamo accertarci che nessuno soffra la fame. Oh, Peter, che bello vederti. Come stai? Tutto bene? Tutto a posto, zia May. Come procede? Bene, ma c'è molto da fare. Oh, lascia che ti... Oh. Ehi, attenta! Sto bene. Non sei stata tu a insegnarmi ad accettare che siamo esseri umani come tutti gli altri. Tu e Ben. Sempre pronti a usare le mie stesse parole contro di me. Sto bene, Peter. Non è nulla di grave. Dov'è Miles? Non può aiutarti? Ah, lo sta facendo. È andato a recuperare dei medicinali al centro accoglienza. È incredibile quanto finiscano velocemente gli antibiotici. D'accordo. Tu prenditi una pausa. Qui ci penso io e dopo andrò a cercare Miles. Affare fatto? Affare fatto. Il mio orgoglio dovrà farsene una ragione. Andiamo, Miles, rispondi. Non posso preoccuparmi anche di te. Esplosivo. Non posso rinunciare. Al Fist servono gli antibiotici. Sentito che rumore? Ah, quindi adesso il gigante l'ha colpito. Come un insetto. Usiamo Miles. Parabrezza. Splat. È tutto per una stupida battuta. Cos'era? Che però qui sono davvero dolore. Cos'è stato? Su presto. È solo suggestivo. Qua sono davvero dolore. Potrei scavalcare quel muro. E bisogna stare attenti anche al vetro a terra. Forse è fatta. Perché prima mi hanno sentito. Vende. Iodio. Niente antibiotici. Devo cercare ancora. Lo so. L'ho sentito. Poi dove? Ma davvero sembra Watch Dogs. Ok, ok, arriviamo. Possiamo risolverla. Sono dietro. Altre scorte. Ma devo aggirare quegli uomini. Porca vacca. Riguarda Osborne. Vogliono dimostrare che c'è qualcuno lì. Porca vacca. Wow. Cazzo. Ma secondo me un po' l'hanno cambiato comunque la difficoltà. Ma devo aggirare con gli uomini. Possiamo risolverla velocemente. Devi solo dirci luoghi e date dei vostri ricordi. Perché i supercriminali hanno preso di mira i centri accoglienza? Riguarda Osborne. Qui si trova un mercantile. Via. Un'altra tenda. Un paio di kit medici, ma niente antibiotici.
Devono esserci. Via. Devo evitare il cecchino. Via 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 via. Che ci aveva visto. Fortunatamente. Altre scorte. Se la sta vedendo brutta il ragazzo comunque. Avanti, cassa, non deludermi. Amoxicillina. Perfetto. Come stai? Che razza di armadio. Quello deve essere il bulldozer. Il programma dei rifornimenti. Ora! Yaskazal! Signori, cazzo. Vero, scorta. Devo ancora caricare il video. Dall'altra parte. Non comprende le sottigliezze dell'arte persuasoria. Ne avrei fatto a meno. Dai, prendi tutto e va via. Solo uno. Cos'è? Controlla. Vai. Ovvio, non potevi stare attento. Non credo mi abbia visto. Devo darmela a gambe. Ecco, vabbè. Chiunque tu sia, esci fuori. Ho tempo da perdere. Quel tunnel. Ti divertono i giochi di luce. Adesso ovviamente. Con la tua faccia. Vieni fuori. Ti prometto di non schiacciarti. Ti prego, non vedermi. Ti prego, non vedermi. Oh boia. Boia. Ma cosa faccio? Ma che stronzo che non siamo. Vabbè. Via. Ma piuttosto mi butterei in acqua. Non c'è altra via, devo superarlo. E butterei niente in acqua. Vieni fuori! Subito! Ma io provo. Bestia! Che devono mica adesso? Devo superarlo. Come faccio? Così. Vieni. Ma si gira. Subito. E io. Aspetta. Oh, aspetta cosa. Via via. Via via. Di corsa. Ci è mancato poco. Troppo poco. Devo andarmene. L'uscita non può essere lontana. Basta giocare. Sì, ho capito, ma. Finito. Oh, oh cavolo. Oh cavolo. Devo trovare un'uscita. Ma se non c'è nessuno. Che cazzo ti sparto? Se riuscissi a salire. Quando ti troverò, ti schiaccerò! Quel container è la mia via d'uscita. Cosa devo fare? Vuoi sfuggirti? Devo fare in modo che liberi l'uscita. Sì.
Mamma mia. Occhio, occhio. Ma... via, via. Ma via di corso. Muoviti, cammina. È come nascondino. Io odio nascondino. Sì. Si ripara dietro un muro. Quello ti spacca i container. Vabbè. Vabbè, siamo salvi. Ora non mi resta che avvisare me. Lasciami! Molla il portafogli! Aiuto! Lasciatelo stare! Lasciatelo, uno solo. Grave errore, ragazzino. Non potete comportarvi così! Ah sì? E chi lo dice? Ah, il ragazzo okay. Fegato. Fianchi dritti. Che diavolo dice? Fianchi dritti. Tra un attimo non dirà più niente. Pum, pum. Wow. Sei in coda? Sei in coda. Sei in coda. Devo migliorare il mio repertorio. Somiglia un po' a Spider. Miles, ehi, ti stavo cercando. Tutto bene? Che poi ehi, se dovessero sì, fare non ti arrabbiare, un Spider-Man 2. Ma ho un po' di cose da dirti. Lui come Ranni ci starebbe benissimo. Due Spider-Man sarebbe veramente fico. Due Spider-Man sarebbe davvero fico. Lavoro eccellente, Miles. Resta nei pressi del fist. Se le cose si mettono male, i detenuti potrebbero prenderlo di mira. Sì, d'accordo. Se dovesse succedere qualcosa, sarai il primo a saperlo. Ottimo, grazie Miles. Cioè, sarei il primo a saperlo. E lui non sa Yuri, che è Spider. Ho capito il piano di Rhino. Attaccare i centri accoglienza Oscorp. Credo di sapere qual è il suo obiettivo attuale. Da Harlem arrivano segnalazioni di una sorta di terremoto. Tipico di lui. Vado subito. Tu come te la passi? Stanco, ma tengo duro. Andrà tutto come deve. Abbi fede. Allora, io adesso non mi ricordo l'altro video come, perché potrei unire questo qui all'altro video, però mi sa che questo qui continua adesso. E l'altro poi dopo lo leggo la prima battaglia di Scorpion con Vulture e Electro. Faccio una cosa, o al massimo poi taglio questo e... Sempre più ascoltatori sostengono che la sei e lo leggo, non lo so. Poi... bene. Che qua bestia. Allora decino al piattello. Ah, forza, dobbiamo prenderlo. Cioè questi qua due colpi. E agenti Sable 10 combo per ogni persona. Ma che stiamo scherzando? Lancio una granata. Ah, vaffanculo tu la granata. Ampa a me. Bam. Che carino. Usiamolo per la vita. Amici, ma non abbastanza carini da non prenderli a pugno. Esatto. Qualsiasi cosa abbiamo. Vediamo se riusciamo a fare una foto al volo. Buona. Allerta. Richiesti agenti Ico. Ico Simscaria. Ico. Oh, prigionia di base, spazzatura in fiamme. Mi sento a casa. Non basta fare la targa per diventare i proprietari dell'auto. Attenzione, ragazzi!
E che cazzo è Arkham? The New Arkham, New York is the New Arkham. Vai così. Ma davvero? Bestia. Fate esplodere una moto come una catapulta. Insomma, chi è rimasto l'ultimo? Lui. Ah no, c'è il tuo amico dietro. Vai, cazzotti in faccia. La peggiore banda di furfanti che abbia affrontato nell'ultima mezz'ora. Sono Flash, sono Flash. Magari facessero un gioco su Flash. Magari davvero. Che stai a correre, fai così, fai beh, ancora più veloce, sono Flash. Fai una mega città, è tipo la barra energetica che scende, anche di mangiare magari, è il mio sogno. Veste 2000 metri. A tutte le unità, agenti sotto il tiro dei cecchini. No, no. Rapporti in arrivo dall'Enox Hill. Ma che 2000 metri? Ma tu sei pazzo. Ma tu sei pazzo, 2000 metri, no, no. Vedete, metro. Metro A. E si va. Guarda quel tizio, quel logo. Di qua. Agenzia Manhattanville, richiediamo un aggiornamento sul vostro stato. Gioca con uno della tua taglia, Rhino! Nessuno è della mia taglia, Puck! Allora magari ne parliamo? Puck. Rhino, spiegami questa alleanza! Non eri un solitario? Conta solo il fine, Puck! Il fine di tutti i tuoi mezzi! Quale fine giustifica questi mezzi? La libertà, quella vera. Basta costume, basta con Rhino. Ah, mi piaceva il tuo costume. Ha personalità. Dovresti ringraziare. Senza costume, sono meno pericoloso. Beh, che lo rallenti. Facilita un sacco. Ok, Rhino. Ora basta. Mai fidarsi di un bambinone di 8 tonnellate. Ora ci penso io. Scorpi, ti adoro, ma intromettersi è da maleducati. Come avresti fatto senza di me? L'avresti supplicato di smettere. Sì, Garga. Era esattamente quello il mio. Oh, sembrate marito e moglie voi due. Bestia, mi ha preso al volo. Al volo. Che cazzo devo fare qua? Dai Rhino, vieni. Quindi il vostro gruppo con Octavius ha già un nome? I Terribili Sei? Quella sporca mezza dozzina?
che ne dici di i sei che hanno ucciso Spider-Man per farne un tappeto? I sei già hanno sconfitto i due. Gorgon, ti prego, è un nome ridicolo. Gorgon, cosa stai facendo? Gioco alle belle statuine, idiota. Aiutami. Guarda dove vai, idiota. Attento a dove vai. Prendilo, idiota. Prendilo? Vieni ad aiutarmi, Drac. Che figata. Posso giocare con tutti. Sì, vabbè. Gorgon non ha ideali. Sì, ma mi ha lanciato le cose ancora prima che io arrivasse. Ma vaffanculo. Ma va. Scorpi ti adoro, ma intromettersi ad avvaleducati. Come avresti fatto? Senza... L'avresti supplicato di smettere. Sì, Gorgon. Era esattamente quello il mio piano. No, sembrate marito e moglie voi due. Ho sconfitto. Potremmo anche chiuderla qui, sai. Non lo direi a nessuno. E lasciare il tuo cranio intatto. Dai. Dai, non è stordito. Con la pioggia di pugni. Dai. Cioè praticamente Rhino ha sconfitto Scorpio. Hai idea di come reagirebbe Octavius? Io non ho fatto niente. Che tu hai fallito. Io ho fallito? Sì, tu scimmione. Anche. Una convivenza forzata potrebbe aiutarvi ad andare d'accordo. Ok, Yuri, ne abbiamo presi quattro. Restano solo Octavius e Lee. Qualcosa mi dice che non saranno prede facili. Ma loro sono solo una parte del problema. I casi di respiro del diavolo sono in crescita. E alla Oscorp non si sbilanciano sull'antidoto. Temo vogliano lucrarci. Non mi aspettavo altro dal nostro caro sindaco. Penso io al respiro del diavolo o sul caso una persona fidata. Se vogliamo dirla tutta... Ehi, Pete, ho setacciato le banche dati cittadine, statali e federali. Se il laboratorio del respiro del diavolo esiste, non è registrato. Non resta che cercare nei documenti personali di Norman. Ho già controllato il computer nel suo ufficio. Stai pensando all'attico? L'edificio pullula di agenti della SEI. Se mi scoprissero, potrebbe andarci di mezzo qualcuno dei residenti. È vero, ma io potrei riuscire a passare inosservata. Entro, scopro l'ubicazione del laboratorio e tolgo il disturbo in caso di problemi di contatto. D'accordo, è rischioso, ma non abbiamo scelta. Aspetta che siano i paraggi prima di agire. Ricevuto. Vabbè, se vogliamo dirla tutta, comunque Rain a rompere i container ce la fa. Quindi se lo rivestivo tutto era bene. Rivestirlo solo la parte davanti un po' ridico. Comunque dai, spezzo questo video, metto un bel titolo: Rhino e Scorpion, e per il finale ne facciamo un altro.